Grazie a tutti anzitutto per essere intervenuti così numerosi, grazie al direttore Cecilia Holberg che ha voluto fortemente questo ciclo di conferenze che è stato proprio pensato per raggiungere un pubblico il più vasto possibile, quindi con un occhio rivolto per così dire non solo agli addetti ai lavori ma anche per includere, per interessare, per informare una cerchia più vasta. Ad un settore che è così importante, così vitale per la vita della nostra galleria come appunto quello dei restauri. Io oggi ho l'onore di presentare una restauratrice d'eccezione come Silvia Verdianelli che molti di voi la conoscono bene, ha restaurato opere della massima importanza. Cito soltanto per fare i nomi più famosi perché ci vorrebbe troppo tempo a illustrarli tutti, a citarli tutti. I restauri eseguiti sulle pale di Beato Angelico, la pala di Anna Lena, le parti dell'Armadio degli Argenti, la pala del Bosco ai Frati, di cui ha restaurato la predella e così via. Quindi una grande restauratrice che ha fatto un lavoro prezioso, importante, paziente su un'opera come quella di Mariotto Albertinelli. Eccola qua. Questa è la foto realizzata dal maestro Antonio Quattrone, che presentava effettivamente diversi problemi. Diciamo che la superficie di questa pala, poi Silvia ve lo spiegherà molto bene, appariva piuttosto ingiallita, è difficilmente leggibile perché la vernice appunto era piuttosto vecchia, aveva alterato completamente i toni dei colori e oltretutto era piuttosto celata da alcune vecchie ripinture, perché in effetti quest'opera ha avuto quella che potremmo definire una storia conservativa piuttosto movimentata. E, tanto per citare un intervento di manutenzione che è attestato dalle fonti archivistiche, nel 1753 quest'opera venne risarcita, cioè riparata e ridorata insieme alle altre tavole della chiesa in cui si trovava, che era la chiesa annessa al convento delle monache domenicane di San Giuliano in via Faenza, per la quale era stata appunto eseguita e nella quale è rimasta fino a più o meno al 1810, cioè quando è entrata qui nella Galleria dell'Accademia di Firenze. Il padre Giuseppe Rica ci dice che a risarcire quest'opera fu una figura quasi mitica per chi conosce il mondo del restauro a Firenze, ovvero il pittore restauratore Agostino Veracini. E Veracini è stato infatti uno dei primi ad occuparsi del restauro della cosiddetta arte primitiva, tra virgolette, cioè dei fondi oro. Già in pieno Settecento, quindi molto prima che queste tavole venissero così rivalutate. Certo il restauro a quei tempi consisteva principalmente nel ridipingere le opere, però il Veracini riusciva a ridipingere queste pale adattando il proprio stile allo stile dell'artista su cui metteva le mani, quindi aveva questa capacità camaleontica in un certo senso di adattare il proprio restauro e di leggere criticamente lo stile dell'autore. E non sappiamo esattamente l'entità di queste ridipinture, né possiamo escludere che siano state le uniche su quest'opera. Certo, nel 1866, quando il grande storico dell'arte Giovan Battista Cavalcaselle la vide, la descrisse come un'opera che era scura, pesantemente ridipinta, difficile da valutare. E ancora nel 1925, quindi oltre mezzo secolo dopo, Adolfo Venturi, anche lui grande storico dell'arte, fondatore della nostra disciplina della storia dell'arte in Italia, esprime un giudizio piuttosto duro, parla di immagini scure, sforbiciate in duro cartone su un fondo ciliestrino, il che fa pensare che appunto il fondo oro fosse stato ricoperto con una tonalità azzurra e probabilmente stesa anche in modo un po' goffo, in modo da coprire parte delle figure che apparivano quasi, davano l'idea di sagome ritagliate, insomma. È stato un restauro, si deve a un restauro del 1954 eseguito dall'Opificio delle Pietre Dure, probabilmente a togliere questa tonalità cilestrina e a riscoprire il fondo oro, che è sicuramente il fondo oro originale dell'opera, perché le attestano le fonti coeve, Vasari ne parla, vide l'opera nella metà del Cinquecento.
Però appunto la riscoperta del fondo oro ha posto tutta una serie di problemi, un tutt'altro ordine di problemi, perché effettivamente il dibattito critico sulla datazione dell'opera si è, diciamo così, attestato attorno al 1510. Oscilla al massimo fra il 1507 e il 1512-13, quindi per chi non conosce a fondo questo periodo può apparire come una data piuttosto avanzata per una tavola a fondo oro. In realtà si può dire che l'opera porta un'impronta molto forte di un particolare fervore religioso, di un ambiente, addirittura di una congiuntura storica eccezionale in cui è nata, perché in pratica mostra quelle tendenze arcaizzanti che si sono manifestate nella pittura fiorentina negli anni delle predicazioni di Savonarola, quindi fra il 1494 e il 1498 e subito dopo. Era stato già André Chastel che aveva appunto notato come in questi anni nelle opere di un gruppo di artisti piuttosto vicini al Savonarola si erano manifestate queste tendenze arcaiche, arcaizzanti, addirittura neomedievali, che poi sono state ottimamente approfondite nella mostra Maestri Bottega a Firenze, tenuta a Firenze nel 1992-93, curata da Mina Gregori, Antonio Paolucci e Cristina Cedini. Tra gli esempi più noti, faccio una carrellata molto rapida, vi è la Crocifissione con la Vergine e San Francesco dipinta da Filippino Lippi, oggi perduta, si trovava in realtà al Kaiser Friedrich Museum di Berlino, distrutta nella Seconda Guerra Mondiale, che era una tavola a tempera e presentava un fondo oro appunto piuttosto netto. Non a caso il committente era un personaggio estremamente vicino al Savonarola, ovvero appunto il savonaroliano Francesco Valori. I laterali invece, ne approfitto, esistono e sono appunto il San Giovanni Battista e la Maria Maddalena che si trovano oggi proprio qui alla Galleria dell'Accademia di Firenze. Ancora più celebre è il caso di un'altra opera pervasa da sentimenti savonaroliani come la Natività Mistica di Sandro Botticelli, che non ha bisogno di presentazioni, si trova alla National Gallery di Londra. Pur dipinta, diciamo, per un artista, per una committenza che non è del tutto chiarita, è sicuramente un'opera tra le più significative di questo periodo e fa capire il clima che si viveva a Firenze in quegli anni, cioè, tra il 1500 e gli inizi del 1501, un clima di profezie millenaristiche, di clima visionario appunto, che è ben chiarito tra l'altro dall'iscrizione nella pala in alto, che è in greco, la lingua dell'Apocalisse, dei Vangeli, nella quale appunto, che suona più o meno presso a poco così, dice che alla fine dell'anno 1500, stile fiorentino, 1501 stile comune, negli sconvolgimenti d'Italia, Sandro Botticelli appunto dipinse quest'opera che allude all'Apocalisse e alla liberazione del diavolo che poi sarà incatenato e lo vedremo seppellito come in questo dipinto. Quindi parole insomma pesanti, ecco. Il ritorno a fondo oro in questo periodo fa appunto pensare a una richiesta precisa della committenza. Non a caso, come nel caso appunto dell'Albertinelli domenicana, le monache di San Giuliano erano domenicane, apro una parentesi per chi magari non è del settore, il fondo oro ovviamente non va inteso come preziosismo, ma appunto come un modo canonico e simbolico di rendere la luce mistica, ovviamente la collocazione dei corpi non entro uno spazio reale, ma nella luce dello spirito, quindi smaterializzati in base a una tradizione di origine platonica che identifica il corpo, la materia con il male e lo spirito con il bene, che poi passa, migra nel cristianesimo. E appunto la Trinità mostra questi arcaismi. Certo, va detto che effettivamente se ancora intorno al 1510 esisteva a Firenze una committenza che chiedeva questo tipo di opere, va detto che col passare del tempo appunto il convento di San Marco ha preso gradualmente le distanze dal profetismo e dal settarismo del Savonarola
e ha cominciato, diciamo così, a prendere le distanze dai suoi aspetti più radicali. E qui appunto si inserisce il discorso sull'Albertinelli, sul suo socio in affari Fra Bartolomeo. Albertinelli e Fra Bartolomeo, che appunto era frate di San Marco, anche lui savonaroliano, erano a più riprese sono stati soci, cioè hanno costituito quella che oggi diremmo un'associazione temporanea di impresa, che viene appunto sciolta, ricostituita più volte, ma si specializzano in particolare entrambi in una pittura, diciamo, devozionale, che è adatta a un pubblico più ampio, appunto, meno radicalizzato di quello di Botticelli, di Filippino. E come è evidente anche in questo caso, dal linguaggio estremamente più moderno, dal linguaggio addirittura dalla tecnica sperimentale utilizzata in alcuni dipinti. I due sicuramente dipingevano in comune e condividevano guadagni, ma probabilmente anche disegni e modelli, come è evidente dal confronto fra la Trinità dell'Albertinelli e un'opera dipinta da Fra Bartolomeo un anno prima, consegnata un anno prima, circa nel 1509, ovvero questo Dio Padre in gloria tra le sante e Maria Maddalena e Caterina da Siena, che oggi si trova a Lucca, a Villa Guinigi, ma che in realtà in origine era stato pensato per la chiesa domenicana di San Pietro Martire a Murano in un importante viaggio veneziano. Fra Bartolomeo disponeva di mezzi, di una mano molto più dotta e raffinata di quella del socio Albertinelli, però va detto che comunque anche Mariotto è un artista di tutto rispetto che a volte riesce a raggiungere livelli qualitativi insospettabili. E alla vostra sinistra, alla mia destra, c'è una pala da lui consegnata nel 1510, che è l'Annunciazione per la Compagnia di San Zanobi in Duomo, che è sicuramente una pala di grande importanza e oggettivamente di alta qualità, di alto livello. L'estrema modernità di linguaggio più o meno si risolve, qui la critica è piuttosto concorde, nel adottare, nel personalizzare e le novità introdotte a Firenze nella pittura di Leonardo da Vinci, che in quegli anni fa la spola, diciamo, fra Firenze, Milano, si muove a diverse riprese, ma è più o meno presente, anche se in modo discontinuo, dal 1500 al 1508 qui in città. E la sua presenza lascia il segno, ovviamente, perché si deve a Leonardo il sovvertimento radicale della tecnica, diciamo così, convenzionale adottata in pittura qui a Firenze, e quella del modellato fiorentino che risale addirittura a Giotto e che sostanzialmente si può riassumere nella costruzione della figura a partire dalla linea di contorno e poi attraverso il modellato, attraverso una serie di passaggi più chiari e più scuri per costruire appunto la tridimensionalità dell'oggetto. Ora, partendo dai suoi studi di ottica, Leonardo aveva semplicemente notato che l'occhio non percepisce, specialmente a distanza per l'interporsi dell'area, dell'atmosfera, i contorni delle figure. E questi appaiono semmai sfumati. E quindi aveva messo a punto una tecnica che gli consentiva di rendere gli stessi effetti all'interno del dipinto, quindi di rendere la visione di un dipinto estremamente naturale come la visione dell'occhio, tecnica appunto chiamata, nota come sfumato. Ed è la stessa tecnica che attraverso appunto una serie di sfumature, passaggi tonali, sperimentazione quindi anche di leganti oleosi, quindi di pigmenti nuovi che permettevano di rendere queste velature estremamente sottili e quindi di dissolvere un corpo nell'altro, ed è la stessa tecnica appunto che Fra Bartolomeo e l'Albertinelli adottano in quegli stessi anni. Certo, spogliata dalle connotazioni scientifiche che erano state proprie di Leonardo, per approdare però a una sorta di tecnica mista in cui appunto vengono sfruttate tutte le possibilità del legante oleoso, come ora ci mostrerà Silvia, e per ottenere effetti brillanti, pittorici, di sottigliezze luminose e coloristiche, pur entro sempre un impianto compositivo estremamente
rigoroso, estremamente classico, estremamente misurato. E niente, cedo la parola a Silvia adesso, vi ho rubato fin troppo tempo, che vi spiegherà il paziente lavoro appunto che c'è stato dietro al restauro di quest'opera e come è riuscita a rendercela ancora oggi così estremamente leggibile e a farcela recuperare in tutti i suoi valori. Bene, ringrazio la Galleria dell'Accademia di essere stata invitata a presentare il restauro della Santissima Trinità di Mariotto Bertinelli, da me eseguito tra il 2015 e il 2016, sotto la direzione della dottoressa Lia Brunori. Nella slide, nella seconda slide, appunto, sono indicati l'autore della documentazione fotografica in luce visibile e ultravioletta, che è stato Antonio Quattrone, e il gruppo di scienziati e operatori dell'IFAC CNR che ha eseguito le indagini diagnostiche, Andrea Casini, Costanza Cucci, Marcello Picollo, Marco Poggesi e Lorenzo Stefani. Bene, nella terza slide si presenta l'immagine del dipinto a luce visibile, prima del restauro. La superficie appare fortemente offuscata, scurita e ingiallita. Nella seguente slide si vedono accostate le immagini del dipinto nel visibile prima del restauro, al centro quella della fluorescenza ultravioletta e a sinistra quella della riflettografia infrarossa a destra. Gli strati protettivi relativi alle vernici, in generale evidenziati dalla fluorescenza, risultano spessi ma disomogenei. Appaiono anche costellati di macchie scure di diversa intensità, corrispondenti alla presenza di ritocchi situati su strati diversi di vernice. A destra, nella foto in riflettografia infrarossa, la riflettografia porta in evidenza, la riflettografia porta in evidenza la presenza di un disegno sottostante la pittura e la presenza di una incisione che delimita la superficie pittorica dalla superficie dorata del fondo. Il disegno dei profili delle figure è per lo più costituito da un segno continuo sottile, ad eccezione degli angeli, dove sono presenti altre caratteristiche. Si evidenzia anche un disegno a pennello che suggerisce gli effetti chiaroscurali da ottenere soprattutto nei panneggi delle vesti, vedi anche soprattutto quelle del Padre Eterno. Nella prossima, ecco, in questo particolare si osserva una zona del dipinto in cui risulta evidente nel colore rosso un effetto di sgranatura del colore, noto come effetto ragnatela. Esso è riconducibile alla tecnica esecutiva del dipinto. Si tratta probabilmente di slittamenti di colore dovuti a tempi diversi di essiccazione degli strati pittorici e di quelli preparatori, come è stato supposto negli studi e nelle ricerche effettuati su dipinti di Fra Bartolomeo e Mariotto Albertinelli dall'Opificio Le Pietre Dure nel 1996 in occasione della grande mostra di Fra Bartolomeo. Nella prossima slide è messo a confronto lo stesso particolare della mano benedicente di Dio in luce visibile al centro, in luce ultravioletta a sinistra e in riflettografia infrarossa a destra. I danni che nel visibile appaiono mimetizzati dallo spesso strato di vernice ingiallita risultano invece perfettamente individuabili nella foto a luce ultravioletta e anche nell'infrarosso. Nella riflettografia risulta particolarmente evidente il disegno del profilo del polso, come si nota dalle linee anatomiche della mano, con un chiaro pentimento nelle dita. Si osserva come il profilo sinistro del polso ha subito un allargamento nella fase pittorica. Lo si può ben notare.
nella prossima, con la riflettografia infrarossa si nota bene l'incisione che scontorna il colore della foglia d'oro intorno alla testa del Padre Eterno. Si leggono anche le incisioni della raggiera che circonda Dio Padre e le commettiture tra le foglie d'oro. Si vedono tracce del disegno dei profili delle pieghe del manto a sinistra vicino alla spalla della mano benedicente e il libro viene evidenziato con un netto profilo. Nella prossima, l'immagine riflettografica porta in evidenza un pentimento nella colomba dello Spirito Santo, che mostra un diverso posizionamento della colomba dello Spirito Santo, inizialmente impostato più in alto. Interessante anche il disegno minuto del piumaggio, che risulta meno dettagliato nella fase pittorica, che conferisce alla colomba un aspetto più volumetrico. Sempre in riflettografia, sul braccio orizzontale della croce si osserva la presenza di alcune linee verticali disposte ad intervalli regolari, utili probabilmente a scopi di precisione dimensionale. Queste che fanno pensare ad una possibile quadrettatura, ovvero all'esistenza di un disegno di piccole dimensioni, poi riportato sulla tavola con la quadrettatura. Da osservare anche il tratto preciso e libero che indica le ciocche dei capelli sulla rovescia del manto alla destra di chi guarda, del Dio Padre. Nella prossima c'è il particolare del braccio di Cristo nel visibile prima del restauro e accanto in riflettografia. L'immagine nel visibile a sinistra mostra una superficie molto macchiata con le ridipinture mascherate dalla vernice soprastante ingiallita e un ritocco più recente che sul braccio che alterandosi cromaticamente appariva come una macchia color grigio più chiaro. Nell'immagine riflettografica, oltre a rendersi ben distinguibili tutti i ritocchi in scuro, il disegno a pennello che costituisce col chiaroscuro i panneggi. Affiorano sul braccio, sotto la piegatura del gomito, alcuni tratti disegnativi tracciati a pennello che indicano i dettagli anatomici. Nella prossima, le due immagini, sempre in riflettografia infrarossa, si riferiscono allo stesso angioletto dipinto a destra sotto il crocifisso. Quella a destra è a maggior ingrandimento e che consente di leggere le incisioni che delimitano il contorno delle ali e il panno svolazzante dalla superficie dorata del fondo e i tratti disegnativi che definiscono il profilo del corpo dell'angelo. Questi appaiono condotti al pittore in modo diverso dalle parti esaminate nelle precedenti immagini. Il profilo del braccio è ottenuto con una sequenza di linee curve, spezzate, tracciate a pennello e con un tratto di abbastanza spessore che farebbe ipotizzare l'uso di un cartone. La prossima, possiamo vedere, la slide mostra, lo stesso mostra all'ultravioletto, lo stesso... La prossima, appunto, la slide mostra lo stesso particolare dell'angioletto posto sotto il braccio sinistro della croce, prima del restauro in luce visibile e a sinistra all'ultravioletto a destra. All'ultravioletto si riscontra la particolare densità degli strati protettivi che rendono offuscata la leggibilità della pittura. Da osservare che i ritocchi che appaiono di colore scuro all'ultravioletto risultano invece chiari a luce visibile. Anche nella prossima, anche in questo particolare, di cui prima abbiamo visto anche l'immagine in riflettografia, le foto ai raggi ultravioletti a destra porta in evidenza una situazione simile alla precedente. Soprattutto permette di leggere la stratificazione degli interventi precedenti di restauro e delle relative stesure di vernice con i ritocchi più recenti
che risultano di colore scuro sopra uno strato di vernice molto fluorescente. Il poter disporre di un'immagine a luce ultravioletta è pertanto di notevole aiuto nel procedimento di restauro, venendo a costituire un punto di riferimento costante. Nella prossima a sinistra particolare della gamba sinistra di Dio Padre, prima della pulitura, a destra guardando, e a destra lo stesso particolare a luce ultravioletta. Quest'ultima fornisce una mappatura esatta dei ritocchi presenti sulla vernice che ricopre la superficie pittorica rossa. Nel visibile i ritocchi pur leggibili appaiono sono omogenizzati dall'offuscamento generale prodotto dalla vernice ingiallita. Nella prossima, da osservare nell'immagine di destra a luce ultravioletta una zona di fluorescenza meno compatta in corrispondenza dell'aureola di Gesù. Ciò sembra portare alla luce una vecchia prova di pulitura realizzata in epoca imprecisata. In questa immagine si legge anche la differenza temporale tra i ritocchi recenti che appaiono di colore scuro e quelli meno recenti che, trovandosi sotto l'ultimo strato di vernice, risultano più chiari alla fluorescenza. Nella prossima, entrambe le immagini sono a luce visibile. A sinistra il particolare prima del restauro, a destra la foto documenta l'inizio della pulitura, che riguarda parte della metà destra della colomba, ad eccezione della punta dell'ala, e la risvolta verde del manto, a destra del Padre Eterno, dove è stato effettuato un primo alleggerimento della vernice e dei ritocchi. Il saggio di pulitura ha affrontato anche il braccio orizzontale della croce, dove è emerso inaspettatamente un blu intenso e scuro che risulterà alle indagini diagnostiche essere realizzato con azzurrite e che, coperto dalla vernice ingiallita, risultava verde bottiglia. Il saggio di pulitura iniziale effettuata dopo gli opportuni test di Feller con una miscela di ligroina al 70% e 30% alcol etilico al 99,9% si è esteso al volto, al corpo di Cristo, che hanno recuperato un primo livello di trasparenza e leggibilità. Questa miscela è stata modificata in corso d'opera a secondo l'esigenza delle varie zone cromatiche. Nella prossima, qui abbiamo il particolare del braccio e della mano sinistra di Dio Padre, a sinistra con la fluorescenza ultravioletta prima del restauro e a destra in luce visibile con i saggi di pulitura sulla parte superiore della risvolta rossa della manica e sul manto verde. Nel saggio di pulitura sul rosso arancio della manica, che le indagini FORS condotti dall'IFAC CNR ci dicono realizzato con un cinabro e lacca. Si osserva come oltre ai ritocchi superficiali segnalati in scuro nell'ultravioletto siano stati rimossi anche i ritocchi meno recenti che apparivano di colore alterato beige sulla pittura e in colore scuro ma di minore intensità nell'ultravioletto. Nel visibile a destra si osservi come la rimozione dei ritocchi alterati apposti in passato sulle lacune lasci visibile la stuccatura bianca sottostante. Sul verde del manto a destra del polso sono da osservare due prove di assottigliamento della vernice a intervalli regolari che chiariscono come esso sia stato sufficiente a far ritrovare intensità e luminosità di colore. Nella prossima, le immagini si riferiscono alla stessa porzione del dipinto a sinistra in luce ultravioletta prima del restauro e a destra nel visibile con un altro saggio di pulitura. Il saggio ha interessato il braccio destro di Cristo a sinistra di un grosso ritocco circolare ben circoscrivibile in ultravioletto
come una macchia scura. Al di sotto del braccio, il saggio ha riguardato il manto verde dell'Eterno, dove il colore ha recuperato luminosità e trasparenza, pur mantenendo la patina e il cherubino sottostante che, liberato dallo spesso strato di vernice, risultava di colore blu. Possiamo passare alla prossima. Lo stesso particolare del braccio sinistro di Cristo, con saggio di pulitura sul braccio e sul manto verde. Il saggio ha riguardato l'astottigliamento dello strato superficiale della vernice, che ha portato in evidenza il ritocco alterato sul braccio di Cristo, effettuato in un tempo antecedente all'ultima stesura di vernice. Il ritocco alterato, ben leggibile anche all'ultravioletto, sarà rimosso successivamente. La porzione di manto verde pulita porta alla luce una superficie pittorica ancora dotata della sua patina brunastra, anche se disomogenea e frantumata da precedenti restauri, forse un po' troppo aggressivi, che sarà ovviamente mantenuta e ricucita nella fase di ritessitura finale. Ciò appare tanto più necessario considerando che tale patina potrebbe essere il prodotto dell'alterazione irreversibile del verderame applicato in origine, materiale che le indagini dicono presente in questa zona. Alla prossima. A sinistra, particolare della gamba sinistra di Dio Padre, prima del restauro, nel visibile, al centro la stessa zona nella ripresa ultravioletta e a destra la stessa zona con due saggi di pulitura. Uno sul manto verde all'estrema destra e sulla zona sottostante occupata dal cherubino, che è risultato essere di colore blu, e uno sulla veste rossa in corrispondenza del ginocchio. In questo caso si è proceduto solo all'alleggerimento della vernice senza rimuovere completamente sulle lacune i ritocchi alterati. Questi, infatti, risultavano particolarmente resistenti, forse perché eseguiti a caseina e difficili da rimuovere. Essi, parzialmente alleggeriti, potevano inoltre rappresentare una base utile per la successiva integrazione pittorica delle lacune. Nella successiva, il particolare dell'angelo a sinistra in luce visibile, prima della pulitura, la superficie appare offuscata e costellata da ritocchi alterati e a destra l'immagine a luce ultravioletta. Alla stessa porzione del quadro fornisce una corretta mappatura degli svariati ritocchi. Inoltre, alla successiva, il particolare dell'angioletto di cui sopra in luce visibile prima del restauro, con un forte ingrandimento come vediamo, si legge chiaramente una situazione particolarmente degradata dei panni dell'angelo, soprattutto la fusciacca rossa realizzata con lacca rossa, pigmento non troppo resistente, appare costellata di lacune integrate ripetutamente in restauri precedenti, con pigmenti che si sono alterati in modo diverso, apparendo ora brunastri, grigiastri o di una rosa più chiaro. Sulla porzione più scura, poi risultava dipinta con azzurrite, del nastro svolazzante sulla destra, la superficie appare percorsa dalle fenditure a effetto ragnatela, dovute allo slittamento del colore per differenze di essiccazione tra gli strati pittorici, che abbiamo già osservato nel rosso scuro del manto di Dio Padre. La prossima. A sinistra, particolare dell'angelo a luce visibile, durante la pulitura sono ancora evidenti i ritocchi alterati sulla cintura rossa, a destra lo stesso particolare a luce radente che evidenzia le differenze di spessore tra le campiture cromatiche, la granulosità della materia pittorica, le ridipinture e i microsollevamenti sul rosso arancio del serafino e sull'oro. Nella prossima slide, in particolare dell'angioletto, durante la pulitura, il saggio ha interessato parte
dell'ala e del volto dell'angioletto, dove si è proceduto con l'assottigliamento dello strato superficiale di vernice, che porta alla luce una situazione cromatica ancora assai macchiata e disomogenea, sulla quale occorrerà tornare più volte con grande delicatezza. Sul verde dell'ala, invece, già in questa prima fase di pulitura si è recuperato, oltre all'intensità cromatica del verde, anche le sottili lumeggiature dorate sulle piume, come si può vedere. Nella prossima, in questa slide, sono presenti da sinistra le immagini nel visibile del dipinto, prima del restauro, quella a conclusione della pulitura e la stuccatura delle lacune, ed infine quella a completamento del restauro estetico delle suddette. Inoltre, evidenzia la porzione del dipinto raffiguranti gli angeli portanti la palma del martirio ai lati dei piedi del Cristo, confinante con l'angelo Serafino dopo la pulitura e la stuccatura delle ampie e numerose lacune. Queste sono state le porzioni della superficie pittorica più danneggiate dalla consunzione del tempo, forse anche per la posizione alla base dell'intero dipinto, più esposta al contatto col pubblico e con le candele. Nella prossima slide ci mostra la parte centrale dell'opera, terminata la pulitura, con la successiva fase di stuccatura delle lacune, e accanto la ritroviamo concluso il restauro estetico delle suddette lacune. In ultimo, nella successiva, l'opera a conclusione del restauro conservativo ed estetico, il dipinto ha ritrovato sia le delicate trasparenze, sia l'intensa tavolozza cromatica con i sofisticati accostamenti di rosso-verde, rosso-lilla-blu, arancio-verde-lilla, che caratterizzano l'arte di questo pittore, come quella del suo collega ed amico Fra Bartolomeo. Ed infine, concludo l'esposizione delle immagini con il particolare della rifotografia sul libro che tiene in mano il Padre Eterno con le lettere dell'Alfa e dell'Omega, inizio e fine di ogni cosa, e vi ringrazio. Bene. Grazie tantissime a Silvia per questa bellissima esposizione, per averci spiegato appunto la difficoltà di questo lavoro. E a questo punto ne approfitto per ringraziare anche tutto lo staff della Galleria dell'Accademia che ha reso possibile questo ciclo di conferenze, per ricordarvi il prossimo appuntamento il 9 luglio con Nicola Salvioli, che ci spiegherà appunto un altro importante restauro, quello del busto di Daniele da Volterra, il busto di Michelangelo, che si trova proprio alle vostre spalle in fondo al salone, e che è stato un restauro altrettanto importante, un restauro che tra l'altro ha fornito elementi importanti per l'attribuzione dell'opera. E vorrei invitare tutto il pubblico a questo punto a spostarsi qui accanto nel Salone del Colosso per ammirare la pala della Trinità dell'Albertinelli restaurata, e Silvia potrà a questo punto rispondere direttamente di fronte all'opera d'arte alle vostre domande, che saranno sicuramente numerosissime per l'interessante intervento e per tutti gli interrogativi che ha saputo sollevare.